Austerity e in generale manovre anticrisi, quanto mettono in pericolo i diritti sociali dei cittadini e la stessa coesione politica dell'Unione? Secondo me è molto, nel senso che io sono un sostenitore del fatto che la spesa pubblica vada ridotta. Quindi non sono uno contrario all'austerity nel senso generale del termine, però penso che questa debba essere fatta con gli ammortizzatori sociali necessari. Purtroppo in Italia e in Europa la stiamo facendo senza, è come cavarsi un dente senza anestesia. L'austerità sicuramente ha creato molte tensioni, molti disagi reali nella condizione di persone di ogni età e ceto, e problemi molto acuti e drammatici per i giovani. L'austerità non è stata solo un portato dell'Unione Europea, è stata spesso un prezzo pagato tardivamente ad eccessi di larghezza di bilancio nel passato. Detto questo, è vero che per riconnettere meglio i cittadini europei all'Europa ci vogliono ricette di politica economica più bilanciate e soprattutto bisogna trovare modo di interrompere questa divisione dei ruoli, che dà sempre l'idea che degli aspetti sociali, cioè Stati buoni, e e degli aspetti macroeconomici di austerità, cioè cattivi, si occupi l'Europa. lei per l'appunto il 7 agosto del 2011 Cosa ho scrisse, fatto? no, scrisse un editoriale sul Corriere in Sì. cui, commentando la manovra di Berlusconi e Tremonti, parlava del fatto che le decisioni principali erano prese da un governo tecnico sovranazionale e nel contempo auspicava che le decisioni prese da questo governo fossero prese autonomamente invece che da classico podestà forestiero, se non erro era Sì, la sua ho espressione. Mi chiedevo quali sono i margini di libertà nell'assumere delle scelte che verrebbero a prescindere imposte nel caso in cui non fossero scelte, diciamo, con libero arbitrio. Quanto è libero questo arbitrio È l'ultima. Sì. È abbastanza libero perché in genere i vincoli europei riguardano variabili riassuntive, per esempio nella finanza pubblica il saldo più che la singola composizione delle spese e delle entrate. Se invece, per esempio, arriva una troica o si deve rinunciare alla propria sovranità nazionale in quel modo, allora chi arriva inevitabilmente va giù più nel profondo con misure più minuziose e dettagliate, espropriando quindi parecchio della sovranità nazionale.